Sì, veramente credo che era una partita importante per fare tutte queste cose che non abbiamo fatto bene, soprattutto quando la partita l'abbiamo in mano, l'abbiamo visto al San Paolo. Oggi l'abbiamo fatto, anche abbiamo avuto tante occasioni per fare di più, ma abbiamo gestito bene, abbiamo subito un tiro, ma con la fortuna nostra un tiro al palo, ma credo che la squadra ha creato tanto che poteva essere anche meglio. Adesso subito la testa vola a Doha contro la Juventus, che è una sfida importantissima. Che cosa si fa per arrivare preparati a quella squadra? Sì, chiaramente è una sfida importantissima, è un titolo contro una squadra fortissima e quello che dobbiamo fare è giocare con la testa, con la concentrazione giusta che abbiamo visto oggi e con l'intensità giusta perché sarà una partita diversa. Gonzalo Higuaín per la terza volta in quattro gare è rimasto in panchina, poi lei l'ha inserito in campo, verrà utilizzato contro la Juventus in Supercoppa e può essere lui l'uomo fondamentale per poter conquistare il trofeo. Dire che Gonzalo è uno dei giocatori più importanti di questa squadra e non dire nulla, lo sappiamo tutti. Credo che lui deve fare la differenza, e Duván lo sta facendo bene, questo per me è un vantaggio perché posso decidere di giocare con uno o con l'altro e ho anche tutte e due perché mi hanno chiesto, sì, ma dipende da loro, dipende del suo movimento in campo, del lavoro che fanno in attacco anche in difesa, ma credo che ho la possibilità oggi di fare giocare Duván o fare giocare Gonzalo e anche mantenere un buon livello è sempre è positivo per la squadra. Mister, questa mattina i tifosi napoletani si sono svegliati molto più entusiasti dopo le sue parole di ieri, ascoltare che lei ha rifiutato due club e una nazionale per rimanere qui a Napoli, un club ed una nazionale per restare qui a Napoli e vincere qui a Napoli. Li ha rincuorati molto in merito a quello che sarà un suo rinnovo contrattuale, al quale credono oramai al 100%, 99%, sono convinti che avverrà. Non parlo del futuro lontano, parlo del futuro prossimo. Io voglio vincere qua, abbiamo una possibilità la prossima settimana, proviamo a vincerla e continuare a fare quello che ho fatto sempre, dare il 100% e provare a vincere. Dopo vediamo dove siamo, ma credo che la chiave è che tutti dobbiamo essere uniti, tutti dobbiamo continuare a lottare per la squadra che alla fine sarà più facile arrivare a un traguardo importante. Che segnali provengono da questa vittoria, comunque giunta al termine di un periodo non troppo felice per quanto riguarda i risultati? Una squadra che ha capito che quando lavora bene la fase difensiva è più difficile per gli altri creare situazioni di gol e che dopo, quando andiamo avanti, dobbiamo farlo con la determinazione che abbiamo fatto oggi, così si creano tante occasioni. Il suo rinnovo o la Supercoppa, il regalo sotto l'albero ai tifosi del Napoli? Prima sempre la Supercoppa e dopo parliamo del futuro.